Salve a tutti ragazzi e bentrovati concittadini di Ultuan. Volevo prendermela con calma, viste le news uscite, ma non c'è riposo. Ma meglio così, perché vuol dire che abbiamo di robe di cui parlare e che di cui è divertente parlarne. Come al solito vi chiedo di iscrivervi se non siete iscritti a questo canale. Come vedete sto portando tutte le news, tutte le interpretazioni, tutte le analisi, tutto quello che c'è di cui parlarci. Lasciate anche un commento ed un mi piace per aiutarmi con il video. E detto questo, oggi di cosa si parla? Si parla di vedere la ciccia di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Un vero e proprio video gameplay, non ve lo farò vedere tutto perché c'è molto di cui parlare, quindi salto direttamente alle scene che ci interessa descrivere. Se volete andarvelo a recuperare è ovviamente sul sito di, cioè sulla pagina di Total War Warhammer su YouTube. È molto bello, ha dei tagli molto interessanti. Detto questo, se volete sapere come incidono quello che ci mostra, entriamo subito nel vivo. Allora, dobbiamo andare a 1.49, nel frattempo vi faccio vedere che tutta la roba che c'è. Allora, 1.49, vediamo, ecco qua, vediamo quello di cui avevano parlato, ovvero il rework degli edifici. Edifici militari, che sono quelli rossi, e quelli viola, sono ancora ciclici, come ci avevano detto, mentre gli altri sono classici, quindi edifici classici che si portano su. E quindi questo è tutto, quindi questa è proprio la rappresentazione grafica di quello che vi troverete quando andate a costruire un insediamento. Poi andiamo, nel frattempo vi faccio vedere che ce n'è tanta di roba se la volete vedere. Andiamo a 2.25, opla, voilà, ecco a voi, abbiamo le statistiche dei Plague Ogre e dei Pestigore. Allora, io inizierei prima con i Pestigore. Pestigore, che sono sostanzialmente dei Gore, hanno 34 mili attack e 20 mili defense, quindi una mili defense molto bassa. Ah, piccola nota, ho fatto un breve raffronto e le unità sono su large, non su ultra, quindi gli HP non li possiamo guardare perché saranno differenti. Invece le altre stat dovrebbero rimanere uguali per le unità, dovrebbero cambiare, credo, la forza dell'arma per i Lord, se anche loro sono in large. È strano perché su Warhammer 3 sono loro che hanno modificato il bilanciamento su Ultra e poi nel video ci viene mostrato large. Forse non lo so. Comunque sono molto interessanti, soprattutto per il prezzo che avranno, perché vi faccio vedere. Allora, questo è il Pestigore. Tramite questo sito qui che raccoglie tutte le unità, si chiama Total War Stats, potete andare a vedere tutte le unità che vi pare. Abbiamo i Gore con lo scudo, gli Zangor e i Pestigore. Ah, prima di tutto il costo multiplayer 5.50, 6.50, 1.050. Allora, melee attack 26, 24 e 35. Questi qui che cos'hanno? 34. Ci sembrerebbe un Pestigore. In realtà con 20 di melee defense capite che non possono essere certo Pestigore. Anche perché poi la forza dell'arma qui è 40... qui è 28. È vero che potrebbe essere dovuto al fatto che le unità qui sono large e non ultra, però comunque vorrebbe dire che sono meno forti dei Pestigore normali, quindi non può essere. Sono dei Gore molto offensivi, quindi completamente opposti rispetto agli Zangor, che invece come vedete erano ancora più difensivi rispetto ai Gore normali. Quindi questo mi porta a pensare che costeranno 650 o 600, visto che non hanno lo scudo né barriera. È interessante tutto ciò perché vuol dire che più che in Nargol verranno molto usati in Beastmen. Hanno una leggera resistenza al tiro, applicano veleno, quindi diciamo che sono una buona fanteria di seconda linea per i Beastmen. Non lo so, contro i nani te li puoi portare, sono interessanti. Il prezzo secondo me spiegherà tanto. Comunque il dubbio che io avevo se fossero Pestigore o Gore è stato risolto, sono sicuramente dei Gore. E hanno Vanguard, che vuol dire tanto. Poi abbiamo i Plague Ogres,
in questa versione qui, quella con la spada ha anti-infantry. Quella con l'ascia potrebbe avere a questo punto anti-large, vorrebbe dire che abbiamo una unità con anti-large nel roster degli ogre. Sono sostanzialmente degli ogre normali, perché questi hanno 30 armor, questi qua hanno 50. È interessante, 80 di leadership rispetto a la leadership che è 60, quindi 20 in più. Poi qui nell'ogre normale abbiamo 28 di melee attack e 26 di melee defense, qui abbiamo 36 e 38, quindi probabilmente costeranno sicuramente qualcosina in più. Se questi qui normali costano 5,50, immaginateli che questi possono costare 700 con queste statistiche qui. Hanno anche ITP, immunità alla psicologia, che è ottima nonostante avessero 80 di armor, e quindi sostanzialmente mi viene da pensare che siano delle spawn che costano meno, che hanno AP anti-infantry, questi probabilmente anche anti-large gli altri, e quindi sono molto 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 forti. Questi qui sono molto interessanti da vedere, soprattutto in base al costo che avranno. Poi andiamo a 3.1. Opla, eccolo qui il nostro ragazzone. Allora, il nostro ragazzone, che spero che vediate abbastanza grande. Questo è Tamurkan, che c'ha, allora, le spell sono veramente, veramente, veramente. Cioè le spell, le abilità sono veramente, veramente forti. Non c'è un cavolo da fare, è veramente forte questo personaggio. E c'è da considerare anche qui che io credo sia ancora impostato su large, quindi weapon strength e punti vita forse potrebbero essere ancora un po' più larghi. Serie di abilità infinita, queste sono le sue A2 abilità, se non sbaglio ce le mostrano anche a un certo punto. Dovrei averle da qualche parte, scusate, ve le vado, cerco di recuperarle così ve le dico. Allora, purtroppo no, non le sto trovando al momento. Comunque sono interessanti. Strano, mi sembrava di averle viste, ma vabbè. Comunque, come vedete, queste sono le stat di Tamurkan, ma non è sul drago. Ha anti-large quando è a piedi, è il motivo per cui mi fa pensare che gli ogre con ascia siano anti-large a loro volta. Ho proprio questa sensazione qui. Veleno, ottime statistiche. Leadership altissima, questa per un lord ci sta. E quindi è molto molto valido. Bisogna vedere il suo costo, perché su drago probabilmente costerà. Il punto è che può costare dai 2200 ai 2800 gold. A 2008 comincia a costicchiare, perché poi gli va buttato dietro anche un mago. Ricordiamo che Nargol ha il mago adesso, che può curare, quindi è ottimo. Tra l'altro, breve excursus, mago di Nargol, vabbè, ne parleremo dopo del mago di Nargol. Comunque ha anche il drago sotto, quando ha il drago sotto lo fa diventare anti-large, statistiche molto molto più alte. Quando è su drago, no, ho le statistiche del drago dopo. Poi andiamo a 3.30, queste sono le spell nuove, quindi vedete che potete collegarne solo 3 tra di loro che sono collegate, come ci avevano detto nel paper di ieri. Molto carina come cosa, ricordate che cambiano ogni 3 piaghe, poi ce ne può essere una benedetta, hanno reworkato anche Kugat, che lui ne ha molte di più benedette. E poi passiamo e andiamo a 5.48. Ah, scusate, allora vi parlo brevemente di questi qui, vediamo se lo fa vedere con qualcun altro. Allora, ecco qua.
Allora, la cosa carina è che i chieftain vi permettono di reclutare dal pool specifico dei chieftain un'unità della loro razza d'appartenenza. Quindi abbiamo Nargol, credo Chaos o Norska, questo sicuramente Norska, Beastmen e Nani del Caos. Una cosa molto carina, perché questo in campagna permette di avere eserciti un po' più variegati, qualche unità da tiro diversa, aumenta l'immedesimazione e soprattutto vi permette di avere un significato per cui volete potenziare questi sottoposti che Tamurkan si porta dietro. Ma incominciamo a passare alla ciccia. Ecco qua, vedete che per esempio c'è l'unità di Norska. Sì, proprio al volo la fa vedere. Esatto, potete tirare su anche Norska. Poi andiamo a 5.48. Perché ho messo 5.48? Ecco, ok, 5.48. Cast Lord e Rot Knight. The Rot Knight, che è rotto, Knight, ne parliamo dopo. Cominciamo col Cast Lord di Nargol. Allora, le abilità nello specifico non ce le ho. È comunque carino, probabilmente costerà molto poco, tanta armatura, scudo d'argento. Ha veleno, che lo fa combattere bene, non ha né AP né niente. È vero che ha tanta weapon strength, probabilmente a cavallo aumenta ancora e diventa quasi armor piercing. Il punto è che diciamo che l'eroe è vero che non ha lo scudo, ma è AP. Diciamo che è un lord un po' tank per quello. Carino, secondo me a questo punto con tre nuovi lord, no scusatemi, sono due lord leggendari, perché uno è anche quello FLC più Kugat e l'altro che adesso non mi ricordo, l'altro panzone, secondo me soffre un po' di competizione. Poi bisogna vedere, magari costa talmente poco, ma a sto punto vi portate il Sorceress di Nargol, lo stregone, quindi ha tanta competizione probabilmente, che lo rende meno ottimale di altri. Parliamo ai Rotti Knight, i rotti, cioè, statistiche, 80 armatura, 70 leadership, 75 speed, 75 speed per una cavalleria mostruosa con 32 modelli, 42 melee attack veleno, 48 melee defense, 60 melee weapon strength, anti-large, 60 di charge bonus, quindi sostanzialmente ha mediamente poca armatura, perché il threshold mi sembra che sia a 90 o a 100 di armatura. Quindi 80 in realtà è un'armatura media, più o meno. Leadership 70, buono. Speed 75 è buonissimo, è velocissima sta roba. Melee attack 42 e 48 sono stat spaventose. Weapon strength, col fatto che anche anti-large, è un'unità utilissima, soprattutto perché ha massa, quindi riesce a passare in mezzo alle fanterie nemiche, riesce a bloccare una single entities mostruosa nemica e AP, quindi anche nel caso quella single entities avesse armatura, cioè questi qui pigliano un drag, lo stroncano di botte. 60 charge bonus, che schifo non fa, se dovete caricare una fanteria i danni glieli fate comunque. In questo caso ho preso come paragone i Blood Crusher of Khorne e Skull Crusher of Khorne, che vanno dai 1500 ai 1800, quindi sono curioso di sapere i Rot Knight che prezzo avranno compreso in questi due preziari qui. Vero che questi hanno tanta armor, ma il marchio di Khorne è sicuramente meno utile rispetto al marchio di Nargol. Qui abbiamo 40 melee attack e 42, quindi siamo simili, 42, quindi mi fa propendere per gli Skull Crusher. La melee defense 34 e 40, questi qui hanno 48 grazie anche al marchio di Nargol sicuramente. Anti-large AP, quindi secondo me sono proprio Skull Crusher di Nargol. E c'è soltanto da capire se avranno questo prezzo qui, però sono comunque unità molto utili a Nargol, che non ha mai avuto anti-large, anzi adesso probabilmente ha il Lord quando è a piedi, gli Ogre e i Rot Knight, che tra l'altro hanno rigenerazione, quindi sono un palo in quel posto.
sono veramente sticky da rimuovere, cioè vi rimangono incollati e non li togliete. Poi andiamo a... vabbè, qui fa vedere come c'è il... scusate, andiamo un po' più indietro, faccio vedere, vediamo. Ok. Qua può reclutare tramite le Chieftain Units, quindi quello che avete sbloccato con i Chieftain, avete tutte le unità che avete sbloccato fino a quel momento. E, andiamo a 731, perché il resto vi invito a recuperarlo sul loro coso. Qui c'è tutto un assedio molto carino da guardare, se volete. Qui abbiamo il Chaos Sorceress di Nargol. Allora, qui è quello della morte. Che non so quale senso abbia prendere quello di Nargol per avere la morte. Punto in alto, vabbè, ho tolto il fatto che ha delle ottime statistiche. È che questo personaggio qui non è un problema tanto in Nargol, tra virgolette, ma che porta le cure anche nel roster dei guerrieri del caos, lisci, indivisi. Questo perché? Perché tutti quei lord mostruosi, che hanno tanti HP e che sono molto forti e quant'altro, prima non potevano essere presi. L'unico modo, sia in Nargol che in Chaos Warrior, era di portarsi il Lord di Nargol, il Lord Caster di Nargol. A questo punto potete fare tutta una serie di combo, quindi Archon più lui che gli dà le cure con le spell di Nargol, Kolek più lui che gli dà le spell di Nargol e soprattutto Tamurkhan più lui che gli dà le cure con le spell di Nargol. Quindi capite che abilitano tutta una serie di combo molto molto forti, speriamo non opprimenti. Questo ovviamente vi semplifica la vita anche in campagna, perché potete fare la stessa cosa anche in campagna. Andiamo con le altre unità. Vediamo, ecco, un pelino più carini. Baltroll, che sono orripilanti come immagine, ma come statistiche direi proprio di no. 40 armor, quindi praticamente come se non avessero 50 leadership, non è eccezionale. 50 speed, 28 melee attack, 46 melee defense, weapon strength 115, char bonus 30 e rigenerazione. Sono veramente forti, perché è vero che hanno solo 28 melee attack, ma hanno veleno, quindi vi abbassano le statistiche, hanno l'aura che vi abbassano la melee defense e AP. Da vedere il costo, ho fatto il paragone con i troll normali, faccio anche un ulteriore paragone perché secondo me sono da fare il paragone anche con, adesso un attimo che ci penso, non mi sta venendo, vabbè. I troll comunque hanno 45, quindi già quelli di Nargol hanno più leadership, 34 e 32, questi hanno 28 e 46, sono molto più difensivi. Ah, i Crypt Horror, andiamo a prendere i Crypt Horror. Vampire Counts, scusate, sta caricando, questo è proprio in diretta. Crypt Horrors, voilà, lo aggiungiamo anche il Crypt Horrors. Appena decide di caricare, dai, siamo andati spediti fino adesso. E niente. Non ce l'ho. Ok, Crypt Horror 39 e 28. Crypt Horror che, come vedete, sono molto più offensivi. Il punto è che Crypt Horror hanno solo rigenerazione. Questi hanno rigenerazione e abbassano la melee defense del nemico e anche la melee attack. Quindi magari ci fanno meno danno devastante, ma vi sciolgono qualunque cosa. Quindi bisogna stare molto attenti a vedere il prezzo. Crypt Horror costano 900, Chaos Troll Armored 900, probabilmente un 8,50, perché sicuramente costano più dei Chaos Troll normali. Però hanno il marchio, quindi probabilmente costano 900 anche questi e stop. Sì. Mi viene da dire che costeranno 900. Hanno tante abilità, però, probabilmente ci faranno pagare le abilità. Su quello sono un po' indeciso. 8 e 26. Troviamo Kha'Zix. Kha'Zix che è tanta, 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 tanta roba. Allora, cioè, rigenerazione
54 melee attack, 40 melee defense, 75 speed, ribadisco rigenerazione, anti-infantry, AP, una bella bella aggiunta. Una bella aggiunta che questo sarà sicuramente forte, non so con cosa fare il paragone, quindi non vi so dare un prezzo indicativo. Allora, poi a sto punto abbiamo a 8,48 il Todd Dragon. Todd Dragon che è spettacolare, ovviamente causa terrore, immunità alla psicologia, 60 armor, non è moltissimo, probabilmente quando Tamurkan è sopra c'ha un filino più di armor, 60 speed, che male non è. La massa sarei curioso di vederla, ma quello quando usciranno le unità nello specifico lo andremo a vedere assieme. 600 di weapon strength, anti-infantry e AP. Quando Tamurkan viene montato perde antilaggio e guadagna anti-infantry, credo, anzi penso proprio di sì. Poco charge bonus, ma comunque, cioè con tutte con la stat line che ha, melee defense 36, ma ricordiamo che se gli buttiamo Tamurkan, Tamurkan c'ha dei debuff, quindi non è così incisivo. Cioè, questo picchia, anche perché, ribadisco, sempre veleno, quindi vi abbassa le statistiche quando lo andate a combattere. A Strider, quindi se mi ricordo bene come funziona Strider, non ha neanche problemi a combattere in foresta, quindi vuol dire che lo potete anche caricare degli alabardieri in mezzo a una foresta, che non gliene frega niente, cioè gli interessa solo che sta combattendo gli alabardieri. Poi, a sto punto andiamo, a 9.7 abbiamo loro, i Rotting Riders, ovvero gli ROR dei Rot Knights. Mamma mia che cosa sono, mamma mia che cosa sono. Il paragone che mi viene subito da fare, scusate, ritorno qua, ci aggiungiamo un attimino Korn, prendiamo anche gli ROR, secondo me gli Skullcrusher, perché abbiamo deciso che fossero gli Skullcrusher. Skullcrusher che costano 1.900, io mi aspetto che abbiano più o meno quel costo lì, 52-59, quindi anti-large, mentre quelli di Korn sono anti-infantry, questi tanta roba. La seconda abilità, non mi ricordo, dovrebbero avere un debuff anche loro, se non ricordo male, dal video che abbiamo fatto ieri. Rigenerazione. Questi diventano un pezzo rompipalle, perdonate il francesismo, come le Lampreys Revenge. Chi ha già visto altre partite mie contro come si dice, Costa dei Vampiri, sa quanto sia fastidiosa quell'unità, e questi lo sono mille per. Dovrebbero causare terrore anche questi, e quindi questi aspettatevi che siano un pezzo estremamente forte e impattante sul campo di battaglia. Poi dovremmo avere gli altri ROR adesso, vediamo se le becco, ok, vediamo se ci danno, opla, Plectrons of the Key, eccoli qua. Allora, questi sono interessanti, hanno la missile strength più alta, ovviamente statistiche un po' più alte, bisognerebbe vedere, credo che forse abbiano un bombardamento, il paragone da fare è con le Plectrons of Nargol normali. Ho guardato la missile strength, qui 113, qua è 167, melee attack 36, melee defense 36, qua è un 45-45, quindi cominciano a picchiare decisamente bene. Bisogna vedere il costo, mi sembra che vengano un po' outclassate dal resto, ma sono comunque mobility con 90 speed, quindi quando dite che Nargon non ha mobility c'è da ripensare completamente quel punto della situazione. Andiamo a vedere il prossimo, prossima unità, che è il Noxbringer, Soul Grinder of Nargol ROR. Ah, missile strength molto più alta, le statistiche più alte, e questa abilità qui puzzona che allora, ah, piccolo dettaglio, mi sono dimenticato di dire, Tamurkan non è demone, quindi non ha la Demonic Instability o Banished. Per il resto, sì, 42, 35, 356, 42,
Le statistiche sono molto più alte. Il prezzo bisogna vederlo, perché questo viene già 1750. Questo quanto potrà mai costare? Boh, bella domanda. Costerà tanto? È tutta roba high-end negli ROR. E interessante. Vediamo se è rimasto ancora qualcosina che ci interessa. Credo di aver praticamente finito. Ok, vabbè, questo era tutto. Io spero che il video vi piaccia, le comparazioni con le unità spero che vi siano interessate. Ah, scusatemi, prima di chiudere ho una piccola chicca per chi è rimasto fino alla fine. E sono le due starting position, questa nell'Immortal Empire, quindi come vediamo parte qua su in alto a sinistra. Devo dire che mi fa... Non me l'aspettavo qua su, però ci sta. Cioè, da quello che ho capito, che hanno detto anche nel video, combatterà con Boris parecchio. Ci sta, anche perché deve soggiugare un po' di Chieftain dei Nani del Caos, Beastman, Noska, quindi farà un po' di giro qua in mezzo, immagino. Mentre nella Rock, Realm of Chaos, parte qui. Realm of Chaos che incomincia ad essere veramente veramente piena di robe, avrà una campagna tutta sua nella Realm of Chaos. Nell'Immortal Empire avrà come tutti gli altri una campagna proprio a parte. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e spero che apprezziate questa corsa contro il tempo. Scusate se lo ribadisco, ma escono a sorpresa. Nel caso, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace ed un commento per aiutare il video contro l'algoritmo, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, siamo quasi ai 500, dai ragazzi. E per il resto, in descrizione trovate tutta una serie di link utili, come quello di Instant Gaming se volete prendere il DLC a prezzo scontato, cosa che vi consiglio. Voi prendete il gioco a prezzo scontato, a me arriva una piccola percentuale che mi permette poi di reinvestire nel canale. Detto questo, io vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!